Continuano a scendere i numeri dei casi positivi in provincia di Padova, ma frena lievemente la discesa dei nuovi contagi di Covid. Nel fornire il report settimanale sui dati dell'andamento della pandemia non nasconde un leggero disappunto il direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalben. Sono dati che ci stiamo portando avanti da diversi giorni e lo stiamo un po' studiando, cercando di capire le motivazioni per cui non riusciamo a, come dire, dismettere di più dalle intensive e dalle subintensive. Ecco perché dicevo che proprio non sono proprio soddisfatto dell'andamento di questa settimana. Il numero dei pazienti ricoverati non è cambiato di molto rispetto alla scorsa settimana e si assesta sulle 566 presenze, con una media giornaliera di 80 pazienti Covid ricoverati tra area medica, terapia subintensiva e intensiva. In una settimana, su 12.648 tamponi effettuati, ci sono stati 324 nuovi casi, di questi solo 51 riguardano over 65. Gli accessi al pronto soccorso sono stati 2.447, circa l'8,5% ha riguardato soggetti con sintomi Covid o simil Covid. Più alto invece il numero di accessi al pronto soccorso pediatrico di bambini con sintomi sospetti, circa 114 su 413. Le presenze nei reparti sono stabili, la terapia intensiva del Sant'Antonio rimane libera per i pazienti non Covid. Noi ci apprestiamo ad affrontare i mesi estivi cercando di dedicare solo le malattie infettive, il reparto di malattie infettive alla sintomatologia, alle persone con sintomatologia da coronavirus. Questo è il nostro obiettivo per i mesi estivi. Sul fronte vaccini, le linee vaccinali del San Massimo sono state trasferite al padiglione 8 della Fiera, che ormai da qualche giorno ha attivato 10 ambulatori per la somministrazione delle dosi.